Quando è che un amore si può definire eterno? Quando è che un amore sopravvive alla morte di due persone che si sono amate? Forse quando resta di loro una traccia immortale. Di Nefertari e della passione che suscitò in suo marito, il faraone Ramsete II, 33 secoli fa, ci sono i segni in monumenti che potremmo definire non solo tra i più belli, ma tra i più grandiosi della storia dell'umanità. Sono monumenti che parlano, come se quest'amore esistesse ancora. Abu Simbel, al confine col Sudan. Quattro statue colossali di Ramsete II custodiscono il grande tempio dedicato alla rigenerazione perpetua del Ka, l'essenza del faraone. Ma è il tempio vicino a consacrare all'immortalità Nefertari. Ramsete l'ha innalzato come opera eterna per la grande sposa reale. E sulla facciata le statue della regina appaiono delle stesse dimensioni di quelle del faraone. Lorenza, this is the temple of love. Questo è il tempio dell'amore, l'amore tra Ramsete II e la donna più bella di quel tempo, Nefertari. Osserva le raffigurazioni. Lei è sempre dietro di lui, dietro Ramsete, per sostenerlo, ed è presente a tutte le festività. La vediamo raffigurata al cospetto della dea Hathor e delle maggiori divinità dell'Egitto. Ma la cosa più interessante è che questa sala nel piccolo tempio di Abu Simbel ci racconta la storia d'amore tra Ramsete e la donna più bella di quel periodo, la regina Nefertari. Zahi, tu che sei un archeologo, è un archeologo che conosce tutti i segreti dell'Egitto, perché Nefertari è stata una regina così importante? Come dicevo, la sua storia la puoi vedere scolpita in questo tempio. Se osservi i bassorilievi che la raffigurano, capirai perché è entrata nella leggenda. Il giovane Ramsete si innamorò di lei quando Nefertari aveva circa 20 anni e solo la morte li separò. E questo tempio, dedicato alla dea dell'amore, ci racconta la loro storia. Costruì questo tempio in onore di Nefertari nella Nubia e lo edificò accanto al proprio, all'estremo confine meridionale, per mostrare la sua potenza a tutti i suoi nemici e, nello stesso tempo, per testimoniare il suo amore per la donna più bella di tutte, Nefertari. E quando lei morì, fece costruire per lei la tomba più bella nella Valle delle Regine. Nefertari, divinizzata, si identifica in Hathor. In origine Hathor fu dea del cielo. Ella appare come l'occhio del sole e viene chiamata la fiammeggiante o il fuoco divorante dell'amore. La dea della bellezza e del piacere fisico, della musica e dell'ebbrezza. È la dea dalla testa di Giovenca, l'adorata che è negli stagni pieni di uccelli. Hathor veglia sulla misteriosa attrazione che unisce gli amanti. Alle donne che la invocano con la preghiera dona la felicità tanto sospirata. Quel che si è costruito sulla terra si manterrà nell'aldilà. Il legame d'amore è il valore di una promessa eterna. L'amore che ho per te è diffuso nel mio corpo come il sale si scioglie nell'acqua, come il frutto della mandragola si impregna di profumo, come l'acqua si mescola al vino. Io sono la tua amata, la prima. Sono tua come il pezzo di terra che ho seminato di fiori. Il mio corpo è felice, è in gioia il mio cuore per il nostro camminare insieme. È dolce come mosto l'udir la tua voce, vivo quando la odo. Se ti vedo, è meglio ogni sguardo per me che mangiare e che bere.
Sabri, la tomba di Nefertari è meravigliosa ed è arrivata attraverso i secoli intatta, ma non sappiamo dov'è il corpo. Perché? Sicuramente si trova da qualche parte nella necropoli di Tebe. Sappiamo che 40 mummie reali furono ritrovate in un nascondiglio segreto nella tomba 320 a sud del tempio di Hatshepsut. Forse un giorno qualche fortunato troverà i resti delle regine del nuovo regno o della 18ª dinastia che finora non sono stati scoperti, ma devono essere nascosti da qualche parte nella necropoli di Tebe. Una civiltà si modella su un mito o su un insieme di miti. Così se nel mondo giudaico-cristiano la figura di Eva è in una posizione iniziale di inferiorità, nell'antico Egitto la donna non è fonte di alcun male. Anzi, attraverso la figura di Iside, affronta le prove più difficili e scopre il segreto della risurrezione. L'immagine di Nefertari è di un'assoluta modernità. La regina appare bellissima, seducente, elegante, truccata a perfezione, ma quello che raccontano le stanze della dimora eterna di Nefertari è soprattutto un vero e proprio itinerario di saggezza che ripercorre le tappe di un'iniziazione femminile. Nefertari gioca a scacchi contro un avversario invisibile. Una partita che deve vincere a tutti i costi. Viene iniziata ai misteri di Osiride, signore del mondo sotterraneo e del regno dei morti, e a quello di Ra, luce divina e signore del cielo. Viene accompagnata da Iside, la sposa di Osiride, verso la vita eterna e diventa una stella immortale. Nella civiltà egizia tutto inizia e tutto finisce con una donna, come nella leggenda della dea Nut, colei che inghiotte il sole al tramonto e all'alba lo mette al mondo.